L'arrivo dei fondi della PNRR come assoluta priorità nell'attività di controllo e vigilanza da parte della Guardia di Finanza, una specie di mantra secondo il generale comandante del Corpo d'Armata Interregionale della Guardia di Finanza per il Centro Italia, Bruno Buratti, in visita oggi al Comando Provinciale di Pescara, guidato dal colonnello Antonio Caputo. Le complesse procedure di acquisizione dei fondi, soprattutto per i piccoli comuni, hanno già messo in allerta organizzazioni malintenzionate, pronte ad intervenire per dare in apparenza supporto, ma decise a commettere delle truffe contro la pubblica amministrazione. Ed è qui che si concentra e si deve concentrare maggiormente l'attenzione della Guardia di Finanza, che su Pescara e provincia sta già svolgendo un ottimo lavoro anche su altri fronti, come la truffa online, l'usura e l'infiltrazione di criminalità organizzata. Come dire, è un po' un centro di interessi appetibile. Quello che io non mi stanco mai di sottolineare è che attenzione, perché il piano nazionale significa fondi che arrivano, che devono essere gestiti, e questo comporta poi delle dinamiche, cioè c'è chi sta già pensando da tempo a come inserirsi su questo Certo. mercato. Voi pensate, noi abbiamo ad esempio a livello nazionale il fenomeno della migrazione dei codici di attività, cioè voi trovate un soggetto che svolge attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento che da un giorno all'altro diventa una start-up informatica perché nel settore dell'informatica ci sono dei fondi. Purtroppo ormai con le carte si costruisce di tutto e voi dovete pensare che dietro queste costruzioni c'è chi le pensa, sta lì soltanto per pensarle. Quindi noi, i nostri interlocutori sono soggetti professionali spesso e volentieri, quindi dobbiamo essere altrettanto professionali e reattivi tenendo presente che il tempo è un elemento fondamentale, cioè non è sufficiente individuare la frode, bisogna farlo in modo tempestivo perché le frodi sono costruite in modo da chiudere il cerchio in un arco temporale ristretto tale da non consentire fisiologicamente l'intervento dell'azione di controllo. Le partite IVA durano un anno e mezzo, due, perché loro sanno che fisiologicamente l'Agenzia delle Entrate va in accertamento sull'annualità in scadenza, quindi significa che quest'anno lo controllano dopo 4-5 anni e nel frattempo la partita IVA se n'è già andata da un pezzo. Quindi l'esigenza è quella di comprimere i tempi di reazione e anticipare il più possibile la tutela.